dovrei chiamare chi ha organizzato, che ha seguito, che ha lavorato per fare tutto questo. Chiamo Eric, Silvia, Beatrice, Nicola. E poi vorrei ringraziare, al di là di loro che adesso sentiamo, vorrei ringraziare tutti gli amici che hanno lavorato, vorrei dire nascosti, per raggiungere questo obiettivo, qui in sala, dall'ufficio stampa, ai nostri collaboratori, Simone, Sergio, Andrea. Fatto bene a portarlo, Loris, la diretta, Salvo. Quindi ecco, ringraziamo tutti, se abbiamo dimenticata di qualcuno, diamo la parola ai nostri bimbi. Grazie Antonio. Allora, noi abbiamo pensato di ridurre un attimo questo momento, anche per non ripeterci e non magari annoiarvi, perché non siamo proprio bravissimi come oratori. Io poi arrivo per ultima con loro. E ho pensato di chiedere ai miei colleghi una parola chiave che possa descrivere questo weekend. A me hanno fatto questa domanda l'anno scorso, così adesso ve la rigiro un po'. Chi parte? Io così non mi frega nessuno. Una parola chiave, mi fermerei a curiosità, per cui invito tutti a essere sempre curiosi di tutto quello che si può, di imparare, di conoscere, di informarsi, perché il cassetto della memoria è infinito, quindi quando servirà uscirà sempre la lampadina necessaria e la curiosità porta comunque a far tutto quello che vogliamo, siate imprenditori di voi stessi. Grazie, grazie per questo weekend. Io, ricollegandomi a quello che ho detto stamattina, come parola direi passione. Quindi grazie a tutti, grazie al sindaco che ci ha ospitato e ci rivediamo sicuramente l'anno prossimo. Adesso ci mettiamo subito a organizzare per l'anno prossimo, con la neve sempre, con la neve ogni anno. Grazie. Non ci siamo accordati, quindi chiaramente dopo... Il senso è quello, però credo che questa scuola possa essere anche definita stimolante. Credo che per raggiungere un giovane a fare politica, molto spesso si deve andare in cerca di ragazzi. Non dobbiamo aspettarci che qualcuno venga da noi a dire io voglio fare amministrazione o voglio occuparmi della mia comunità. Dobbiamo cercare di stimolare i nostri ragazzi dando degli strumenti come questo, quindi credo che sia la parola giusta, la parola chiave per poter avvicinare i giovani, come dicevamo anche ieri, a questo bellissimo mondo, e amministrare la propria comunità è la cosa più bella che si possa fare, quindi ecco, questo secondo me è il termine giusto. Dico anche la mia. Io invece scelgo parola, visto che ne abbiamo parlato a lungo, la parola degli amministratori, dei ragazzi. La parola della politica, che spesso è soluzione ai problemi di tutti i giorni, ma anche ai problemi più grandi. E sicuramente anche la parola da dire, quella da non dire, come ci ha presentato, comunque come ci ha raccontato ieri Renzi, a volte serve anche una pausa. Quindi grazie a tutti, grazie di esserci stati, ma soprattutto grazie a Antonio, che ci supporta in questa esperienza e che continua a sostenere i giovani. Noi, e ci dà la fiducia di organizzare questo convegno, ce la darà ancora. sì. Quindi grazie davvero, grazie Antonio. Grazie, grazie a tutti voi, grazie al professor Boccato, grazie a Alex che questa mattina ci hanno fatto l'ultima parte della nostra scuola, chiaramente di formazione. Chiaramente a chi è intervenuto dei saluti dal sindaco, il sindaco di Gaglio, il presidente della provincia e a tutti gli altri, il presidente di Treviso, no, al presidente dell'ANCI Veneto, il sindaco di Treviso che si è collegato questa mattina, ma soprattutto tutto questo è possibile perché ci siete voi, se no non sarebbe possibile. Grazie di cuore a tutti. Al solito partiva musichetta stile musichetta è mancata.